cioè abbiamo questo personaggio Berlusconi che è stato condannato in via definitiva, adesso farà le sue belle ore come appunto nel centro anziani vicino ad Arcore, e noi abbiamo passato 20 anni convinti che ci fosse questo personaggio che creava dei problemi. Questo personaggio è stato creato per far sì che voi, tutte le volte, andavate nelle belle urne e decidevate, come al solito, di tapparvi il naso e di dire no, ma questa persona non può uscire. È come se, se questa persona non ci fosse stata, la sinistra non avrebbe avuto i voti che ha avuto. Non li avrebbe avuti per il semplice fatto che non c'era il nemico da sconfiggere. Io quando mi ritrovo lì dentro, in questo anno noi abbiamo visto di tutto, io sono sempre più convinta che c'è stato un accordo per mantenere politicamente, in vita, politicamente chiaramente, in vita questo personaggio. Io credo, sono assolutamente convinta che Renzi, che sta sparando delle balle micidiali, perché le balle degli 80 euro, questi 80 euro poi verranno tolti da un'altra parte, perché la coperta è molto corta, anzi, la coperta è molto corta solo per determinati settori. Noi proponiamo 4 milioni per il dissesto idrogeologico e dicono che i soldi non ci sono. Poi ci ritroviamo con la Corte dei Conti che dà una multa di 22 milioni di euro a Sogenia, De Benedetti, e questi 22 milioni di euro vengono annullati. Vengono annullati. E io c'ero quella notte a mezzanotte davanti alla sala del Mappamondo in commissione bilancio dove c'erano tutti i lobbisti fuori, tutti i lobbisti che dicevano che verificavano che i loro emendamenti passassero. E poi ci ritroviamo degli attivisti che vogliono andare su nel pubblico a vedere le nostre sedute d'aula e visto che hanno il logo del movimento non possono entrare. I lobbisti sì a mezzanotte, però gli attivisti non possono entrare. Noi ci ritroviamo dei decreti che hanno una cosa positiva e una cosa negativa. Il DL sul femminicidio, anche questa grande bandierina della sinistra. Ah, perché le donne, lotta alla violenza contro le donne. Poi ci ritroviamo il DL sul femminicidio, la Boldrini è tutta contenta, il primo atto della Camera, meraviglioso. E poi sono 6 mesi che io sto chiedendo dov'è questo piano straordinario che dovrebbero fare secondo il decreto sul femminicidio. Mettono la bandierina. Uno rimane con l'informazione e pensa benissimo, abbiamo fatto qualcosa contro la violenza sulle donne e poi non c'è un piano straordinario. Quindi a livello pratico il nulla più assoluto. Dentro il decreto sul femminicidio cosa ci troviamo? La militarizzazione della Val di Susa, chiaramente, perché bisogna militarizzare la Val di Susa, perché se la gente cerca di protestare pacificamente contro un'opera assolutamente inutile, queste persone devono essere militarizzate. Questa è l'idea che hanno loro delle proteste in Italia. Questo è quello che vogliono fare. Vogliono zittirci, la Boldrini ci zittisce. Sì, IMU Banca Italia, la Boldrini ci ha zittito, giusto? A un certo punto, applicato la ghigliottina, l'opposizione non può più parlare. Quel meraviglioso giornalista, credo si chiami Merlo, di Repubblica, ha scritto il giorno dopo che Manlio Di Stefano scalciava, imprecava e urlava. Scalciava, imprecava e urlava, perché noi siamo i fascisti, eh? Anzi, dipende. In Emilia siamo i fascisti e invece in altre regioni, diciamo più a destra, siamo invece i comunisti, no? Quindi abbiamo in Emilia, come mi è successo a me nella Gazzetta di Reggio, che in un articolo sul Movimento 5 Stelle affiancano un'immagine di un corteo neonazista. Io ho chiamato il direttore Moser e dico, Moser, mi scusi, mi spiega un attimo l'attinenza. Ah no, però il contenuto dell'articolo va bene, però se vuole parla con i miei legali. Ho detto no, io vorrei capire esattamente qual è l'implicazione. Poi invece ci ritroviamo per esempio in certe regioni del Lazio con gli articoli sulla lotta all'omofobia, quindi quel famoso decreto in cui ci siamo baciati in aula. Insomma, fatto sta che questo Merlo, credo che si chiami così, sì, Francesco Merlo, ecco, e scrive Manlio Di Stefano imprecava in aula, imprecava, mentre quelli là cantavano Bella Ciao, io ve lo ricordo, mentre la Boldrini zittiva l'opposizione, perché non sono abituati a vedere l'opposizione, non sono abituati. Brava, capitoleranno! Brava, finalmente!
la Boldrini metteva la ghigliottina, perché un decreto deve passare, no, non è vero, perché se un governo non riesce a portare avanti un decreto, il decreto non passa, cioè, semplice. E, appunto, Maglio imprecava e scalciava, peccato che Maglio fosse quel giorno a Strasburgo, con la sottoscritta, al Consiglio d'Europa. Quindi Maglio non c'era in aula quel giorno. Maglio chiaramente chiede una rettifica e dice, Merlo, io non c'ero, quindi devi fare una rettifica. E Merlo scrive, sì, in effetti Maglio di Stefano non c'era, però se ci fosse stato l'avrebbe fatto. Brava. Giuro, è andata così. Chiaramente è partita la querela, perché uno dice, va bene tutto, ma non puoi scrivere delle cose del genere. Questa è la nostra informazione. Repubblica, sì, esatto, Merlo di Repubblica. Sono assolutamente convinta che in Europa faremo un buonissimo risultato. L'Europa è molto importante, perché dobbiamo andare a rivedere degli accordi. Dobbiamo andare là e dire, signori, noi questi accordi non possiamo, per adesso, li dobbiamo posticipare. Questi accordi sono fondamentali e dobbiamo posticipare. Anche lì, nel 2012, qualcuno dovrebbe ricordarglielo a questi che hanno deciso di mettere in Costituzione il pareggio di bilancio. Questa cosa, secondo il Trattato di Lisbona, non doveva essere fatta. Non c'era bisogno di mettere in Costituzione il pareggio in bilancio. E invece hanno deciso di metterlo e ci hanno messo il cappio al collo. Nel Consiglio d'Europa abbiamo depositato una mozione firmata da 20 parlamentari di 7 stati diversi sul reddito di cittadinanza, quindi il primo atto politico del Movimento 5 Stelle è stato richiedere che tutti gli stati membri avessero un reddito minimo garantito per le persone che ne hanno bisogno. E io sono assolutamente ottimista, proprio lo sono. E chiaramente noi lì dentro possiamo essere in tanti, ma finché non ci sarà un cambiamento culturale vero, vero, noi lì possiamo fare ben poco. E ognuno può fare la propria parte e andiamo in Europa e cambiamo anche il nostro paese. Grazie. Brava.